cosa corrisponde la A, B, la C, Che la D. bello, io non l'ho ancora sentita! Appunto, così te la godi insieme ai nostri numerosissimi ascoltatori. Alphabet of Love di Immanuel Casto. Alphabet of Love? Sì. Vabbè, raga, noi intanto ci scusiamo un attimo per il disagio. Ci scusiamo per il disagio come Trenitalia. Praticamente era sparito un attimo il collegamento, non si sa per quale motivo. No. E dall'ottavo minuto in poi, diciamo, si è creato un nuovo link. Quindi esatto. Speriamo che comunque ci abbiate sentito prima. E in tutto ciò, continuiamo il nostro racconto come se nulla fosse. Anche perché non avevamo detto niente praticamente. Esatto, tanto si era detto giusto tre cavolate. E a questo punto, Bea, comincia pure a raccontare. Si è detto che Beatrice è stata a Napoli. Sono stata a Napoli. E io gli ho chiesto se le era stata rubata l'anima oppure ce l'avesse ancora. E lei mi ha risposto che ha ancora un'anima. Quindi Beatrice, io mentre procedo a ricondividere il link per i nostri ascoltatori, ti spiano la strada per raccontare questa avventura di Napoli. Allora, Napoli è stata davvero bella. Eravamo io e la mia amica Valentina e siamo andati, ci siamo divertiti un sacco. Abbiamo visto praticamente tutto.
L'unica cosa, l'unico disagio profondo è stato che io non avrei mai e poi mai dovuto assaggiare le sfogliatelle con la ricotta. Ecco, perché sei andata in overdose? Perché tipo... io sono andata in overdose da sfogliatelle e praticamente quando ero lì me le mangiavo tipo 2-3 al giorno. E adesso io sono tornata e non ho più le sfogliatelle con cui fare merenda. Sei diventata una sfogliatella. Ero praticamente ormai acquistata la forma della sfogliatella. E quindi sono tornata qua senza sfogliatelle, con una tristezza infinita. La mattina mi mangio i baiocchi in quella macchinetta triste. E pensare che ti piacevano così tanto le gocciole della Pavesi. Ora mi invece ora è... le gocciolacce vinche. Che non sanno di niente. E ripenso ai giorni felici in cui mi mangiavo le sfogliatelle, le cassate. Ma a parte quello che hai mangiato, hai visto qualcosa o no? Ho visto qualcosa, ho visto la Napoli sotterranea, ho visto le chiese, il Castel dell'Ovo, che dove ero salita per digerire le sfogliatelle con la ricotta. È stata una salita molto... molto ripida, ma praticamente mi ha tolto gli unici polmoni che possedevo, sono rimasti sul Castel dell'Ovo. Insieme alle sfogliatelle. Insieme alle sfogliatelle alla dignità. Che vale... Che dice? Contenta, la tua compagna di viaggio. Lei si è innamorata invece... Di uno? No, lei si è innamorata anche lei del Napoli sotterranea e soprattutto si è innamorata dei cornetti con la crema e l'amarena. Bene. Quindi, in realtà più che di mangiare non è che sappiamo parlare di tanto altro, perché abbiamo mangiato e basta. Abbiamo provato le pizze, la pizzeria migliore di Napoli. È buona. E poi quella lì, paradossalmente, te ti mangi una margherita e ti sembra di aver mangiato un elefante. Sì! Che è vero? Io tipo, cioè la vedi e dici, sì, va bene, la margherita, questa mi fa vento. Invece io quando sono andata... Non me l'ha finita! Ho mangiato una margherita e volevo tantissimo andare all'ospedale. Esatto. Quindi, e poi ci siamo divertiti a vedere un po' di chiese, poi abbiamo visto tutto il centro, le vie con i presepi, con le statuine... E poi siamo saliti su tutti i castellini, abbiamo visto il Cristo velato, dove siamo andati dopo che ci eravamo ingozzati di pizza fritta, col prosciutto cotto e la mozzarella di bufala. Insomma, è stata una grande soddisfazione. È stata una vacanza anche culturale, insomma, via. È stata una vacanza culturale, è stata una vacanza... molto divertente e soprattutto io mi sono arricchita molto, ho acquistato tanto e soprattutto ho acquistato 3 kg. Che è la cosa principale che mi sono portata dal mio ritorno. Sei tornata molto ricca da questa vacanza. Tornata molto piena. Molto piena, piena e molto di ricotta ricca. E prosciutto cotto con le mozzarelle di bufala. Benissimo. Intanto allora ci arriva allora, si è ricollegato Mauriziano. E anche Sonia. E c'è anche Sonia. Allora, sì. Sonia con la J. Sonia è diventata Sonia con la J. Ascolta Sonia, prima... si leggeva uguale o Sonja? Secondo me prima era Sonia con la I. Appunto, si è aggiornata. Sonja, ora si legge Sonja. Ciao Sonja. Ascolta Sonja, prima che saltasse tutto l'impianto qua, noi avevamo proprio introdotto la puntata parlando di te. Esatto. E ci avevamo augurato che tu avessi riacquistato i centimetri persi. E poi facci sapere come vanno le dilatazioni vaginali. Esatto, Sonja. Esatto. E poi avevamo raccontato la tua bravura nell'interpretazione del mio sogno. Quindi niente. Che per me era dovuta a una peperonata. Poi mangiava troppo tardi. Esatto. Poi vabbè, ognuno ha il suo modo di vedere le cose, per carità. Comunque sì, la nostra Sonja è diventata un'ascoltatrice profeta. Sì, fedelissima. Fedelissima del nostro programma. Davvero, grazie Sonja. Grazie Sonja. Ti vogliamo bene Sonja. Insomma, quanti ascoltatori saremo? 3? No. Quanti siamo? 1? No, 9, siamo quasi a 10 ragazzi, quasi 2 cifre. Quasi doppia cifra, quasi 2 cifre ragazzi. Vabbè, ma perché è saltato il link, no? Se non eravamo 800. Dai. Sì. Comunque, sì. In tutto ciò si manda un'altra canzoncina e poi procediamo ai fatti divertenti di questa settimana. Sì. Ai fun fact di questa settimana. Esatto. Bene, allora, siccome, non lo so, ci è presa bene. Sì. Mi è presa bene. Sì. Mi è presa di Britney. Oh. Oh, sì. Allora ho detto, ma sa che io li faccio sentire Womanizer. Tanto per non confonderci, per non dare l'impressione che questo possa essere un programma eterosessuale. Perché noi quando ci chiedono, ma il vostro programma per caso è un programma gay? In realtà non è un programma gay, è nato come programma comico. Poi noi rispondiamo sempre,
alla domanda: è un programma gay? No, ma in fondo un po' sì. No, ma sì, perché alla fine sarà anche un programma per tutti, però alla fine dei giochi finiamo sempre a parlare di omosessuali. Ma questa puntata no, però. No, è vero, perché dopo abbiamo due argomenti che non riguardano, anzi, il primo poi, secondo me riguarda molto gli uomini etero. È vero, me. Stavolta siamo più eterosessuali del solito. Infatti non ci sta ascoltando nessuno. Perché l'eterosessualità dopo un po' stufa. Non tira, infatti io sono sempre zitella, perché? Perché mi confondo con gli eterosessuali. Infatti, detto ciò, Britney Spears, Womanizer. Esatto. Scatenato già il delirio, il delirio. E allora, dunque, Sonja chiede: hai trovato l'uovo? Ma chi è? Chi è uovo? Che uovo? Che uovo? Esatto. Che uovo, Sonja? Che uovo, Sonja? Dici che uovo, Sonja?
poi, cioè, muoio, Mauri ci dice mi fate morire, no, oh, Mauri. A noi si muore, Mauri. Poi, Sonja ci dice anche che ormai i suoi 12 centimetri sono stati perduti. In tutto ciò salutiamo Danda, la mia amica Danda, che dice Womanizer, amo, mi sono collegata appena in tempo per ascoltare questo successo mondiale. Sì, Ciao Danda, ti bacio tantissimo. Ciao Danda. Poi,